Batman, Spider-Man, Capitan America, ma anche le principesse, tutti catapultati in un centro commerciale. È il multiverso del Fanta Comics Roma Est, il festival dedicato agli appassionati del mondo dei fumetti, del cosplay, della musica e tanto altro, di scena dal 2 al 24 marzo nella galleria del centro commerciale Roma Est. Questo fine settimana si è conclusa la seconda settimana del Fanta Comics qui a Roma Est. Abbiamo avuto una collaborazione con Lorenza Di Sebbio, una fumettista che ha incontrato i fan in collaborazione con Mondadori, e anche un workshop dedicato soprattutto agli aspiranti fumettisti tra i 13 e i 17 anni che nel centro commerciale hanno realizzato dei fumetti e hanno partecipato a questo workshop, hanno avuto la possibilità di vincere una borsa di studio della Comics Kids. Concerti, esposizioni e workshop. Tra i partners dell'iniziativa ci sono ARF, Festival del Fumetto di Roma, e RIF, Rete Italiana Festival Fumetto. Presente anche la Scuola Internazionale di Comics. Tra gli eventi c'è anche un social contest dedicato proprio ai clienti. Tutti i visitatori del centro commerciale possono inoltre partecipare ad un social contest, quindi recandosi nel centro commerciale, facendosi una foto con i cosplayer presenti in galleria oppure con una delle tante esposizioni che abbiamo in questo momento nel centro commerciale, possono poi, taggando il centro commerciale e mettendo anche l'hashtag Fantacomics Roma Est, partecipare a questa estrazione con la possibilità di vincere una gift card del valore di 500 euro. Tutte le informazioni sono inerenti al contest, inerenti a questa attività, sono presenti anche sul nostro sito www.romaest.cc. Fantacomics vuole essere anche un momento di riflessione per far vivere il centro commerciale come un luogo di ritrovo e di incontro. Ci troviamo attualmente nella terza settimana del Fantacomics Roma Est a tema cosplay. Infatti il prossimo fine settimana, il 23 e il 24 di marzo, ci sarà la premiazione dell'attività cosplay e domenica 24 marzo ci sarà anche un live show di Cristina D'Avena, la madrina dell'evento, che premierà anche, porterà a conclusione tutte le attività che sono state svolte durante il Fantacomics. Un festival che ha riscosso un grande successo con ospiti e spettacoli diversi ogni weekend. Siamo veramente molto entusiasti del successo di questo evento, quindi sicuramente valuteremo di riproporlo anche nei prossimi anni.